Sono dispiaciuto per l'atteggiamento da traditori che hanno avuto i miei. Sono le prime parole dell'ex sindaco di Rio Marco Corsini in un'intervista in cui commenta quanto accaduto dopo le dimissioni della minoranza e di 4 esponenti della maggioranza. Così si sarebbe mai aspettato quanto successo? In realtà no, l'aria non era buona da tempo, ma io avevo fatto una riunione di maggioranza poco tempo prima, avevo chiesto ai miei consiglieri se al di là della vicenda del porto fossero intenzionati a mantenere l'appoggio alla maggioranza e tutti avevano detto di sì, altrimenti mi sarei dimesso io stesso, non si può, ed è una assicurazione che hanno tradito dopo pochi giorni, in maniera abbastanza proditoria devo dire, nel senso che a 3 mesi dalle elezioni qualunque dissenso si poteva confrontare alle urne. Oppure potevano fare una mozione di sfiducia e andare in consiglio e metterci la faccia, non dimettersi insieme alle 8 del mattino in quella maniera. E ripeto, come ho detto, io alla minoranza non do colpe, hanno fatto. Mi dispiace molto l'atteggiamento veramente da traditori dei miei. E ho constatato che oltre ad esserci un serio problema di competenza in giro, c'è un grosso problema di etica, di livello morale. E questa è stata la maggior delusione, posso dire. Adesso ho letto che era la vicenda del porto, no? Ma devo dire a tutti quanti finalmente che la vicenda del porto è un pretesto, perché la vicenda del porto era chiusa da un mese, il consiglio aveva imposto alla giunta di fermare l'iter, il promotore aveva rinunciato, quindi era una vicenda chiusa e peraltro chiusa come la minoranza voleva, quindi non c'era nessun bisogno di appoggiarsi a questa motivazione che è chiaramente pretestuosa per giudicare la caduta. Ecco, quindi quali potrebbero essere i motivi che stanno dietro a questo gesto appunto a pochi mesi dalle elezioni? Io l'ho detto, penso una contrapposizione personale oppure forse non far cogliere al sindaco gli ultimi risultati positivi e molto positivi della sua gestione, come la caserma dei carabinieri di Rio che è in stato di avanzata esecuzione, come la strada del piano che verrà riaperta con il contributo determinante della mia amministrazione, anche se è un'opera provinciale. E come la riqualificazione degli spiazzi, quindi penso che sia stato esclusivamente una questione personale. Se qualcuno non voleva che io fossi rieletto, bastava che aspettasse 3 mesi e non bloccava un paese. Ha avuto dei ritorni, un feedback, manifestazioni attestati da parte di qualcuno della cittadinanza, perché non sarà tutto il paese d'accordo con quanto hanno fatto i consiglieri? Guarda, io ho detto subito, è un atto, una dimostrazione muscolare che si ritorce contro quelli che l'hanno fatta. In realtà se dovessi far vedere i messaggi che ho ricevuto, personali e anche le testimonianze sui social, devo dire che la gente ha capito perfettamente la vigliaccata della mossa, anzi noi diciamo a Roma una porcata e ci tengo a dirlo. E quindi penso che la gente l'abbia capito e ho avuto tantissime manifestazioni di solidarietà. E su queste posso dare un giudizio almeno che la gente questa cosa non l'ha capita, non l'ha apprezzata, non l'ha voluta, si ferma un paese e si ferma per un anno perché il commissario farà un bilancio contabile giustamente, ma non avrà nessuna indicazione politica sulla prosecuzione. Chiunque verrà a giugno si troverà da dover incominciare da capo. Parlando proprio di giugno, ci può essere la possibilità, anche a fronte di quanto ha appena detto, di una sua ricandidatura? Allora, io non sono stato commissariato né per mafia né per dissesto, quindi teoricamente una ricandidatura è possibile. E a caldo la delusione è molto forte, ma se la gente pensa che è una missione che debba essere continuata, e io penso che debba essere continuata, il sottoscritto ha cercato di fare del suo meglio. Detto proprio così, tanto per usare un argomento suggestivo, lascia nelle casse del comune 70.000 euro di sua indennità mai percepita, per fare la piazzola di soccorso, e questa è una cosa che assolutamente va fatta per il paese, come vanno fatte le altre cose. La mia amministrazione si è molto concentrata sull'aspetto fisico, no? ha governato il territorio, ha fatto tante opere pubbliche. Io credo che adesso sia venuto il momento di concentrarsi sulla popolazione, perché la nostra è una popolazione fragile che ha bisogno di grande supporto, di grande aiuto, le associazioni, lo spontaneismo, la cultura, il turismo. Io ho sempre detto, dopo aver fatto l'Italia bisognava fare gli italiani, dopo aver, come dire, maneggiato il territorio di Rio bisogna dedicarsi ai riesi, e questo chiunque verrà spero che lo faccia, poi se sarò io o non sarò io lo deciderò nei prossimi mesi, adesso è giusto prendersi una pausa. Ecco, quindi ripartirebbe proprio dalla popolazione, quali potrebbero essere
i criteri più importanti per governare Rio? Io ho bisogno di essere pesantemente rivitalizzato, e questo l'abbiamo detto sia sotto l'aspetto fisico ma anche i contenuti. Non a caso la mia amministrazione ha tanto puntato sulla cultura, sulla musealità, sulla riscoperta delle miniere, sulla riscoperta dell'archeologia. Avevamo tantissimi progetti in corso, grazie alla Parco Minerario. Quindi queste sono cose che andranno assolutamente proseguite. E poi tanta attenzione per la gente. Ma insomma, io penso che per incidere nella storia di un paese un mandato comunque non sia sufficiente. Un mandato nel senso un quinquennio non sia sufficiente. Se si può godere di un decennio, si può pensare sia alla gente che al territorio. Se lo farò io, lo farò io, se non lo farò io, spero che chi lo faccia o chi lo farà colga questa eredità e la prosegua. È stato il suo primo mandato a Rio, ma come deve essere un sindaco di Rio? Ci vorrebbe un'intervista solo per rispondere a questa domanda. Rio è un territorio complesso e anche gente molto complessa. Gente che soffre una situazione di disagio da tanto tempo. Forse Rio ha bisogno di un sindaco che interpreti bene questo disagio, ma non lasciatevi suggestionare dal fatto che ci vuole un Riese per forza. A parte vi dico, gli ultimi sindaci sono stati tutti non Riesi. E Rio dovrebbe essere contento che ci sono persone da fuori che mettono a disposizione le loro competenze, il loro entusiasmo, il loro sacrificio per arricchire il territorio. Come deve essere un sindaco di Rio? Beh, non lo so, forse non sono stato io, però per me è stata un'esperienza utile. Se dovessi continuare, questa esperienza mi è servita. Ultima domanda, da dove ripartirebbe se avesse un secondo mandato su Rio, altri 5 anni di governo? Esattamente da dove ho finito, perché la continuità è un bene già di suo. E poi abbiamo fatto tanto, ma abbiamo fatto tanto non per fermarci, abbiamo fatto tanto perché avremmo fatto molto di più. Quindi ripartirei esattamente dalla settimana scorsa, come se niente fosse.